È stato giustamente notato come il mondo che ha smarrito la fede non è che poi non creda più a niente. Al contrario, è indotto a credere a tutto. Crede agli oroscopi, che perciò non mancano mai nelle pagine dei giornali e delle riviste. Crede ai gesti scaramantici, alla pubblicità, alle creme di bellezza. Crede all'esistenza degli extraterrestri, al New Age, alla metempsicosi, crede alle promesse elettorali e ai programmi politici, crede alle catechesi ideologiche, vere e persistenti catechesi, che ogni giorno ci vengono inflitte dalla televisione. Crede a tutto, appunto. Perciò mi parrebbe che la distinzione più adeguata tra gli uomini del nostro tempo non è tanto tra credenti e non credenti, quanto tra credenti e creduloni.